no, ma c'è già Nino. Nino! Mio fratello! Ti ho visto qua e poi mi... Come stai, fratello? Come stai? Bene, bene. Ho inculato una macchina. A chi l'hai inculata, Nino? Miglia, quanto mi sei mancato, Nino! Ti giuro, oh, veramente. C'era un tizio così che era andato a fare benzina e gli ho inculato. Bravo, Nino. Quanto mi manca la Calabria. No, a me no. Che quanto stile, ciao. Porca. Scusate, ragazzi, ma non possiamo rubare una macchina e li portiamo noi? Mo. Ma hanno cambiato nulla, perfetto. Cosa succede qua? Stavano a Pierre. Scusa, ma se tu vai un secondo e ti sbrighi sta cosa? Vuole rimanere da sola con me? Vuole rimanere da sola con me? O vado a rubare una macchina io, perché sennò qua... Cadere. No, ma perché è salito sulla bici? Vabbè, proviamo la bici. Ah, ma tanto la bici non posso mai andarci su... sulla bici. Questa si può prendere sta macchina, non ho capito. No, me la fa prendere. Non ho capito perché. Stare qua in mezzo non è mai conveniente, eh. Dopo passo a darvi. Vuoi che tu non puoi prendere dei pugni in faccia alla gente andartene? Senti. Che è successo? Che è successo, Bianca? No. Prendi la Walker, apri sta macchina. Dimmi tutto. Oh, ma quella là? Vado, ragazzi. Sono pronto, eh. Come parto? Ma si sente doppio quando parlo con gli altri a voi Nino, live? Dove è Walker? Non lo so, era lì con te. Dietro di te, scusa. No. È là dove c'erano gli altri morti. Buonasera, signorina. Non mi pare proprio. Sì, come si chiama? Va bene, sono io qua con Salvatore. No, non ho capito, scusi. No, Pino, mi sa che ha un attimo un problema la signora. Credo anch'io, guarda. Hai bisogno di assistenza tecnica? No, 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 grazie. Gentilissima. Gentilissima, arrivederci, buon lavoro. Aprimi la che strano modo questo gergo un po' è. Però il cellulare è rotto, signorina, abbiamo questo fatto Aranzollo. Ragazzi, allora andiamo in ospedale? Sì, ci vediamo. Ma scusate, ragazzi, ma gli altri non li prendiamo? No, no, giusto, giusto, ci sta. Volevo solo dirlo per farmi bello alla mia chat. Classica cosa, Pino e Nino se menano e poi andiamo all'ospedale. Sì, ma rischio di farmi troppi nemici così, eh. Io lo volevo riparare perché comunque... Come ragazzi, avete passato una bella mattina? Come? Avete passato una buona giornata oggi, che avete fatto? Ci sto io. Scusa del rucchino, comunque no, sì, carina. Ma frate, sto arrivando da te, porto in ospedale Nino. Che hai fatto di bello, Bianca? Aspetta che... Ok, mo chiamo. Aspetta che quello la radio. Povero Nino, gli stanno passando la testa su un tombino. Dov'è Nino? Nino, guida te, Nino. Guido io? Guida tu e ti metto il punto, dai, guida. Ok, se lo dite voi. Sì, però guida... Mi sta chiamando un numero. Non ho capito. Pronto? Questa scelta. Io non so dove è l'ospedale, ragazzi, sì? Vado diritto? C'è il punto. Oh, di polizia! Agente! Ma le ho mai detto dell'importanza che lei ha per l'impero? Veramente, complimenti per il lavoro che fate. Vedi di scoprirlo. Ma attento come fai, fatti i complimenti. USA! USA! Ragazzi, ma non ci avete la macchina? Dobbiamo andare via di qua, Sì, tipo subito. Andiamo direttamente da un chirurgo. Ho capito. Quattro coglioni. È obbligato a scendere, che devo fare? Un cangrimandello. Dietro. Buonasera. Oh, compa, fermati, fammi provare il camion, ti prego. Certo, tieni. Ti voglio un bene dalla madò. Ma che c'è il signore dentro? Certo, vieni a prendere. Arrivo, aspetta.
Sì, però frena. Sali come passeggero, mi metto in mezzo. Tutto tuo. Oh, guarda che se non c'è. Puoi salire dietro se vuoi, non te lo spacco, ragazzi. Non so se potete. Vado piano. Sai che non si potrebbe dietro. Comunque salgo, aspetta. Ma no, sali. Bianca, vieni, Bianca. Sul terzo posto. Oh, venite, ragazzi. Vi faccio spave. Oh, lì sotto potete. Ma non si può togliere sta macchina, così abbiamo pure una macchina. Non siamo di quella. No, in realtà c'è un terzo posto qua. Ragazzi, ma non possiamo tirare giù la macchina del sequestrato e la. Devo andarlo a parcheggiare, è già stata buttata giù. No, dai. Ma tiraglielo via, dai, poverino. Siamo paesani. Non può, ragazzi. Devo andarlo a posarlo, gliel'ho detto. Ah, porca. Facciamo andarci a comprare una macchina. Guarda, ti ho messo il GPS. Se mi porti, prendo la macchina e vado via. Ah no, vi faccio andare. No, sono con loro, non le voglio lasciare da sole. Comunque l'altra volta ho visto. Ci stava uno che faceva. Ragazzi, dove andiamo? Io qua non posso stare che. C'è il marito di quella là. Ragazzi, state seguendo bene la serie? Vi sta piacendo? Ti stavo a dire, dobbiamo arrivare veloce al 215, che c'è una bella sorpresa pure per te. Buonasera. Ciao, buonasera. Scusami, puoi dare un passaggio dove si prendono i taxi? Non capito. Ah, scusa, era il telefono. Va bene. Nino, ma quanto costa una macchina così? Tanto? Scusa, oh cazzo. Scusa, giovane, scusa. Allora andiamo al 2. Ma sei andato? Castellano, tutto bene. Ciao, scusa, ma. Castellano? Ah, sempre lei. chi è? Ah, lei è quello di ieri? No, mi chiamo Castro. Come sta, gente? Tutto a posto? Non lo so. Tutto bene, lei? Ma... Tutto bene, tutto venga, bene. Venga, mi devo fare una chiacchiera con lei. Ah, no. Con me? Lo sapevo. Andiamo, di no. Come si chiama lei, agente di nome? Scott, Alan. Alan Scott. Esatto. Ultima volta, quando l'ho lasciato andare, cosa gli ha detto? Gente, io capisco che lei sia di destra, ma mi sembra eccessivo questo suo atteggiamento. Salga di qua, salga. Vado anch'io, tanto l'hanno rubata. Quindi, cosa che ha detto l'ultima volta? Pino, ti aspetto un paio. E che ho detto? Ah, quella cosa là che ho detto, forza Juve. Ancora che continua. Vabbè, dai, è una battuta, non sparà così per una squadra di calcio. Esattamente. Ma lei è napoletano? No, sono di Bolzano Alta. No, di dove sei? Di Napoli? Sì. Guarda che io ti dico una cosa, io e te in realtà siamo due facce diverse della stessa moneta, capito? No, pensavo di cazzo. Ti voglio proprio bene. Forza Napoli, amico mio. Ma come forza Napoli? Prima hai detto lei allora è un voltabandiera a quanto pare. Sono un tifoso fluido. Non conosci Dellimello tu? No. E come cazzo è possibile che non lo conosci? Ne abbiamo solo una fede. E non si tratta. 10 abbonamenti, gli do un altro pugno in faccia, ve lo dico subito. Vabbè, ho capito, agente. E che. Piuttosto, quando sei lanciato dal ponte. Sì. Si è fatto qualcosa? Sì, da quel momento lì mi è venuto il cazzo di 15 centimetri più lungo. Ma piano, Pino. Beato te. Ti hanno detto. Magari lo voglio. Venga qui, le presento una mia amica. Venga. No, il mio è come un pistacchio di fronte. Sono all'ospedale. Arrivo subito, Bianca. Scusa un attimo, ma devo fare una. C'è stata una rissa. Abbiamo buttato due giù. Ciao, Tonia. Pino, piacere. Però gli amici. Con un poliziotto. Ma devo. Tonia, mi senti? I due ragazzi. Tonia, sta parlando con te il signore. Tonia, cosa vuoi il signore, Tonia? Sì, ma che ansia, cioè non posso vivere così io, Minchia, che cazzo vuole? Ma lui me lo voleva presentare, io manco ti volevo conoscere, Tonia, ti voglio bene. No, ma come si permette? No, signore, però, così no, gente signore. Che mi segue anche, no? Ho capito, che cazzo si atteggia?
Sembra, come si chiama, quella di Sanremo. Loredana Bertè è arrivata. Ma vaffanculo, eh. Atteggiatevi, mi raccomando. Permesso. Atteggiatevi, atteggiatevi. Permesso, permesso. Passa, passa, sono incastrata. Dobbiamo andare da Mimmo, che un po', sono un po' preoccupato per lui. Salve, ci conosciamo? Sì, sono tua sorella, sali. Ah, che ci fate tutti mascherati? Oh, aspetta. Raga, ma è raga di Squared quello là? Ciao Aurelia, piacere, voi chi siete? Nino. Ciao. Mimmo, Aurelia, Mimmo. Ciao. Ciao, oi Aurelia, buonasera. Ciao, buonasera. Senti, stiamo andando a rubare nelle case. Allora, no, aspetta. Ragazzi, posso chiedervi una cosa? Quello che ho visto prima, mi è sembrato, quello dove vi siete fermati prima, mi è sembrato di riconoscerlo, secondo me faccio... Quante case? Oh, guarda quante case. Aspetta, fammi capire che ti ha detto Black. Che la vende. È una, ragazzi, informazione che vende. Ragazzi, quello che abbiamo beccato prima era un mio amico, quello dove vi siete fermati che avevate preso paura, quella macchina là. Perché non me l'hai detto? Perché era a fumare. Potremmo fermarci un attimo al negozio di vestiti, sto cercando, per favore. Sì. Ma stai benissimo così, eh? Volevo mettermi delle scarpe più comode, il tacco 12 mi fa vedere certe vesciche, Chico. Ma di dove sei? Di Roma? Sono italiana. Ma sei di Roma proprio? Sì, ho vissuto lì per tanti anni. Avevo un marito che era di Roma. Come si chiama? Io conosco tanta gente di Roma, Come si chiama tuo marito? Non riesco proprio a capire come mai ti sei lasciato, però. Si chiamava? Dimmi. Si chiamava? Giovanni. 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 C'è struzzo. Ok. Vabbè, non fare così, okay. Che se ti sei lasciata un motivo ci sarà. No, non è che devi piangere così. Ha detto che andava a comprare le sigarette e non è più tornato. Vabbè, ti dico la verità, inizio già a capirlo tuo marito, sinceramente. Ma la lasciamo qua anche noi. Dai, lascia stare mia sorella, pezzo di merda. Fammi vedere un attimo, vieni qua, fatti vedere un attimo come si fa. Che ci dà altri 4. Come ti chiami tu normalmente? Aurelia. Aurelia come la strada che ha fatto Marco Aurelio. Sì, vedi, sono importante. Sai Aurelia che sei veramente una bellissima donna, ma quanti anni hai, scusa? So che non si chiede, ma ti dico la verità. Ti stai cambiando le scarpe? Sì. Danno fastidio. Sai che a me non sono un feticista dei piedi. Tanto me li sono lavati, quindi profumano. No, però non sono uno che non gli piace. A me mi piace tipo gli occhi. Ho dei bei occhi. Molto belli. Grazie. Ma quanti anni hai detto, scusa? Le scarpe, amico, così vedo anche il tuo bel faccino. Non ho capito cosa hai detto. Potresti abbiamo trovato scarpe, prima così Martelli, vedo, no? Anche il tuo bel faccino. Se potrei togliermi, allacciarti le scarpe. Tu non è che le sai. Perché mi devo allacciare le scarpe? La vedo un po' spettinato. Te allacci le scarpe, si fidi di me. No, vuol dire che ti devi levare e mettere le scarpe. Esatto, levare e mettere le scarpe, così. Ho capito, ma perché avete ste prassi, sti paesi qua? Io non lo so, io non mi ricordo. Che tasto devo schiacciare, chat? Ho capito che è buggato, stavo facendo una meme. Perché ogni tanto c'è tanta gente. Ho capito! No, c'è bianca. Ma che tasto devo schiacciare? Y. Col muscolo Y, il muscolo del piede Y. Quello per dare i calci. Ho capito, raga, per voi è normale. Mazza, che baffetto! Che lui non la sa però. Ah, adesso la vedo meglio. Ah, adesso la vedevo moro. Ha detto che comunque. Ma quanti anni hai, stavi dicendo? Quanti me ne dai? Guarda, io te ne darò. Certo che me lo puoi dare del tuo. Tu mi puoi dare quello che vuoi. A parte il tuo cuore, perché me lo sei già preso. Ah, mi fa piacere. Comunque ne ho 23. 23 anni? In Italia si dice 23 bucio di culo, però diciamo solo 23. 800. Rimaniamo. Pure secondo me, Mimmo. Ma scusa, ma perché non ti vai a cambiare? Tu prima stavi molto bene, sai, con quel tacco lì. Adesso ti dico, secondo me ti devi cambiare il vestito perché ti dona poco. Grazie. Prego. Raga, così è così era inchiavabile, ragazzi, vestita così, io mi ci metto pure l'impegno. Nino. Chi devo chiamare? Chiama Walker.
che vuole parlare con te. Me? Aspetta, aspetta, cambia, 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 cambia. Ma è la scarpa comunque che non ti do. Con questa scarpa qua ti di... forse... Allora no, ce l'ha fatti... Ah, bombo, passo, bombo. Dicendo ripassa che te ne do altri 4. Perché... Ti hai detto? No, niente, dicevo che con quello alludevo a un rosso yogi. A una normale, la trovo. Black, di, black. Di, ascoltami un secondo, no. Fermo, non chiudere. Aspetta che... Ragazzi, il ghetto, quello con quello abbiamo avuto problemi. E il ghetto, con, mi dice Bianca, con il... Ragazzi, Bianca, puoi partire per favore? La lasciamo qua. Te lo chiedo per favore, l'amica. Ma no, vieni là? Lascia. Vieni là davanti? Dai, dai, vai via. Non la riesco neanche a guardare in faccia. Oh. L'unica che, con cui potevo scrivere un cesso a pedali. Oh. Ok. Ah, è tua sorella? La mia cugina acquisita. Ah. Vabbè, comunque, sinceramente, la stavo giudicando. Però anche la voce un po' fastidiosa, sinceramente. No. A posto, ho detto andateli a prendere, che poi ce li rivendiamo. Ma mi senti se parlo? Io abbiamo fatto affare. Dai, noi dobbiamo andare a fare una rapina. Possiamo andare a aspettare l'orango tango qua. Walker sta trovando Margot, le case dove si può rubare. Sbrighi. No, arrivi subito. No, 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 non mi lascia qua. Ah, ce l'ha, qua, vaffanculo assolto. Ruba la macchina, non ne vale neanche la pena. È finita la benzina. Adesso glielo dico, Oh, stavo scherzando. Dove è andata? Stavo scherzando, Oh, Bianca, stavo scherzando. Ci stavo scherzando, dai, non sarei mai andato via. No, non fare così, dai, non sarei mai andato via, dai. Non fare così. Non sarei mai andato via, non sarei mai andato via. Guarda, oh. Te lo chiedo in ginocchio, scusa. Andiamo a fare stare bene, ma... ci dobbiamo andare a prendere gli altri fratelli pure. Sai che stai meglio così, cugina? No, ma non va la macchina. Vabbè, forse è meglio che... Esatto. Dov'è il benzinaio? Mi vedo. Stavo per perderla, però, ragazzi, con l'onore degli amici, Ricordatevi la verità. Cioè, comunque... Le donne... È brutto da dire, ragazzi. Però, tolto vostra mamma, così... No, no, non ti preoccupare. O se avete una figlia, le donne cambiano. Gli amici no. Tenetevi gli amici. Mira, quelli veri. Io sono qui con Nino e sono qui con Mimmo adesso. Punto. Stop. Questo qua è un quartiere da rubare. Anche quando c'è della figa. Vaffanculo assolto. Al 113 perché siamo dovuti. Pino è questa, Pino? Aspetta un attimo. Questa? Ottimo, Madus. Vienci a trovare. Ah, sono entrato dentro e gli altri sono fuori? Buonasera. Si la pia qua? Che devo fare, raga? Che cazzo devo fare? Ma faccio piano cosa? Ma cosa clicco sul verde? La E? Spazio sul verde. Non fa un cazzo. Allora un attimo. Allora schiaccio maiuscolo la E.
Aspetta, mi metto la maschera. Una cosa alla volta. Poi mi avvicino, schiaccio lei. Una volta che ho schiacciato lei, che devo fare, ragazzi? Togli le scarpe e metti la maschera. Ah, perché faccio troppo bordello? Ok, e qua cosa devo fare adesso? Spazio? Faccio lei. Porco zio. Porca troia. Preso? Il cecchino. Quindi qua abbiamo rubato qualcosa. Mica è durato un cazzo. Io che cazzo sta cercando in una mensola cosa poi. Hai trovato un anello di zaffiro. Ma boh. Andare a vendere poi nel zaffiro. Professione ormai. Che Bianca comunque mi chiama sempre che. Ma dove stai? Bianca, sono dentro che sto facendo la rapina. No, non ci sono, sento. Sono no. Dentro che sto facendo la rapina. Ma che numero sei? Al 113, però magari sotto controllo il telefono adesso. Dire il numero. Cioè, ok, ciao. 113. Salutiamo anche la polizia. Comunque, questo qua l'abbiamo rapinato, no? Perché devi fare sti salti? Ormai, ragazzi, calma. C'è la barra sotto che non devi riempire. Non l'avevo capito, raga, quello lì, però non la riempi mai. C'è questo livello proprio normale, secondo me. Calma, non mi fate montare la testa, eh? Ma Freddy qua impazzisce. Oh, non ho ancora scopato, almeno una rapina l'ho fatta. Tre giorni, no, raga, ci ho provato in tutti i modi. Dai, adesso se volete, poi finita la puntata, metto sulla fucina un box come sempre dove ci confrontiamo. Magari mi dite delle altre tattiche. Io, secondo me, ho. Mamma mia, Arsenio, ho fatto quello che potevo fare. Fatti il pompiere alla spiaggia.
Cosa dire, fatti il pompiere spiaggia? Cioè, come, come ruolo, dite? Uno che scopa? Se mi faccio il pompiere? Io dice, no, ragazzi, io voglio fare il ladro. Cioè, che cazzo di mestiere di merda è il pompiere? Al prendi in euro, rischi la vita. Cioè, se devo rischiare la vita per scopare, mi drogo. Ma scusa. Ma di là c'è un'altra cosa? Allarma. Oh, ragazzi, è successo un casino. Ragazzi, ragazzi. Come faccio a uscire? Raga, mi stanno venendo... Come mangio? Mamma mia, non mi va il telefono, porca cosa. Aiuto. Allora. Oh? Bianca, secondo me si è allarmato qua dove ho fatto la rapina. Perché? Al 113, perché? Dove sei qua? Ah, sto arrivando, ma che è successo? No, al 210 in realtà mi dice dalla mappa che sembro, però non lo so, io... 210? No, ma devi dire quando esci. Tu sei entrata al 113? Penso di sì, sì. Ok, allora ci vediamo fuori. Aspetta, però non uscire. Ma non riesco a uscire. Calmare la... Perché devi andare ne vicino alla porta. E poi devo schiacciare qualcosa? Ok. Ma prima fai abbassare l'allerta, capi? Va bene, grazie. Ciao. Subito fuori. Polizia. È giusto, uno ci deve sbattere. Ragazzi, io fossimo noi andrei, eh. Buonasera. Andiamo? Sì. Dobbiamo andare, via. Scalzo. Tutto bene? E conclude la sua prima rapina. Ragazzi, ce l'ho fatta. Prima rapina. Mamma mia. Lo sapevo, l'avresti fatto. Te stavi a provare con Bianca, Vino? Mamma mia, sei pesante, Walker. Ma non, te lo giuro, no. Abbiamo appena fatto una rapina. La mia prima rapina ho fatto, ragazzi, stasera. Almeno qui. La mia prima rapina. Yeah. Vino, io grazie a te oggi ho fatto mezzo milione di dollari. Non mi lasci neanche qualcosa al mio compare Nino, scusa? Una collana. Una collana? Una collana. Collana con rubino. Perché grazie a noi? Perché? Avete aperto la strada del business. Ma e che business? Scusa, io. Facci partecipare, sì, non ho capito. Ma quello che... Walker. Oh, ma è roba lavoro... nostra, oh. Ma hai visto? No, a me non me ne fotte un cazzo. Che poi è roba nostra? Perché se li portavo io? Bianca? Walker, ascoltami. Se li portavo io? Ascoltami. Che lavorone t'ho fatto? Mio, Bianca, che lavorone t'ho fatto? Sì, ma qua io Pino suda e Walker guadagna. Ma com'è la storia qui? Scusa. Sì, perché il lavorone ti abbiamo fatto, però. Cioè, idea nostra e lui guadagna, capì? No. Credo che il contatto era quello che mi ha chiamato, giusto? Ma che idea è? No, che cos'è? No. Di cosa state parlando, ragazzi? Non sto capendo. Cioè, nel senso, quello l'abbiamo venduto, ok, però... Ma che hai fatto? Che hai fatto? Ma tu non sei quello che ieri ci aveva il taxi? No. Che io? Ah. No. Sei quello del taxi di ieri? Ho venduto una tigre. Hai venduto una tigre? Sì, perché avevo comprato una tigre per far sbranare Bianca. Dopo ci ho ripensato, mi ha dato sicurezza e l'ho rivenduta. Mezzo milione ho fatto. Buono. Dai, veramente, quello hai fatto sti mezzi milioni. Oh. Te l'ho detto. Catigre. Scommesse? Scommesse? L'importante è che... Ma mo me apro qualcosa di scommesso. Però una macchina ce la potrebbe regalare, no, Pino? Il signor Walker. Walker. Ma la macchina ti può richiedere. Che macchina vuoi, Pino? Una. Sì, una quattro, Pino, bella macchina. Una come la tua. Una Lamborghini Urus. Ok, io domani ti faccio trovare la Lamborghini Urus. Ringraziarti. Va bene. Ragazzi, buonanotte a tutti. Buonanotte, Pino. Ci ho fatto regalo, Pino. Buonanotte, Pino. Macchina. Ragazzi, vado anch'io a dormire se non facciamo qualcos'altro. Ciao Bianca, buonanotte. Vado a riposare. Buonanotte, Vino. Ciao sorellina. Ciao sorella. Walker, tu vuoi fare qualcosa? Buonanotte a tutti, ragazzi. Allora vado a letto pure io.